quando arriva, arriva come un treno d'improvviso. La finestra del tempo nasce in una gita che ho fatto a Roma e c'è stato un temporale fortissimo e ero davanti alla tomba di Cecilia Metella e a un certo punto di colpo è arrivato il sole e c'è la rovina, questa finestra antica, da una parte era tutto buio e dall'altra parte invece c'era il sole, una luce improvvisa e qualcosa di bellissimo e mi sono detta: questo è come la finestra sul tempo, da una parte c'è qualcosa e dall'altra magari tutta un'altra storia. Il mio personaggio preferito è sicuramente Cenerentola, quindi okay. È una fiaba nella realtà in cui interpretavo la parte di Cenerentola, Madonna alla ricerca del suo principe azzurro. Sul palco mi vedrete come Angelica, una ricercatrice che nell'anno 2015 sarà alla ricerca di un vaccino. E tutto parte da un diario e altro non posso ovviamente svelarvi. Si dice che si ragiona con la testa e si prova con il cuore, ma in realtà secondo me nasce molto dalla pancia. Il mio personaggio non mi fa paura, non mi inquieta, nel senso che non è un diavolo cattivo, nel senso tradizionale del termine. Il diavolo è più furbo che cattivo, è più astuto che cattivo. Il male non è solo male, il male è anche qualcosa travestito da bene e quindi è qualcosa sempre molto di ambiguo. Che la sentenza sia eseguita. Ma sono uno che tendenzialmente parla poco, non sono uno che si impone. Nell'ambito dei personaggi che vado ad interpretare, quello del Duca Romano è quello che mi ha attratto maggiormente per alcune sue caratteristiche, che sono quelle un po' della doppiezza e del fatto che sia un personaggio che esercita un certo fascino rispetto alle donne con cui ha a che fare nel lavoro. Parlano di me come una persona piena di grazia e di precisione. Grazia lo diranno gli altri, precisione posso dire sicuramente di no. In scena sono Clara nel passato, quindi sono una duchessa, altezzosa. Invece nel presente sono Camilla, che è una donna in carriera, quindi proprietaria di un'azienda, molto ferma, molto decisa, molto determinata. Quindi sono due personaggi simili, anche se appartenenti a epoche passate.